La piazza protagonista del Palio di San Giovanni Battista, dove avete potuto godere del grande spettacolo inaugurale di sabato scorso offerto a tutta la città dalla Faber S.p.A. Però non sarà solo questa la protagonista come luogo degli spettacoli e delle manifestazioni che potrete godere durante il Palio di San Giovanni. Nei prossimi giorni saranno aperti anche altri luoghi dove potrete vedere le botteghe artigiane e a partire da venerdì prossimo anche le mostre saranno a vostra completa disposizione. Per esempio la mostra del maestro di Campodonico nei locali del Museo della Carta. Riprendo anche fiato. Oh, mi sembra doveroso innanzitutto ringraziare San Giovanni perché oggi ci ha risparmiato, anzi questa sera ci ha risparmiato dalla pioggia, si era messa davvero brutta nel pomeriggio. Quindi, ieri sera io ho detto un proverbio, questa sera me ne sono inventata un altro, serata asciutta, fortuna tutta. Quindi dovete comprare, quale occasione migliore per comprare i biglietti della lotteria del Palio di San Giovanni. Un biglietto che può farvi vincere dei premi davvero favolosi. Tanto per fare un esempio, una Fiat Bravo, una Fiat 500, un motorino, una parabola satellitare, un telefono cellulare, insomma un collier in oro, un buono acquisto da 1,5 milioni da consumare presso il Citiper, quindi dei premi veramente belli con il solo costo di 5.000 lire. In più con lo stesso biglietto potrete votare, perché ci sarà un tagliando, potrete votare l'infiorata più bella, quella che voi riterrete l'infiorata artistica più bella. Il vostro voto insieme a quello della giuria degli esperti decreterà appunto la porta vincitrice delle infiorate. I biglietti dove li trovate? Nelle sedi delle porte, nella sede del Palio in Corso della Repubblica e anche qui questa sera ci sono dei portaroli dove potrete acquistare il biglietto fortunato, un biglietto che ne so, il numero, adesso vi dico il numero, 1300, quindi mettetevi alla caccia di questo biglietto e magari sarà proprio quello che vi farà vincere il primo premio. A proposito di portaroli, l'applauso, e lo vorrei da tutti, va ai portaroli e alla porta che è protagonista questa sera, ossia la porta del Borgo. La porta del Borgo sarà rappresentata dalla Compagnia dei Vicoli della Gioia con uno spettacolo realizzato grazie alla collaborazione di TS Termo Idrosolar, Solfa Forni a Legna e Giampieri Alessandro. Il titolo di questo spettacolo: Senza Arte né Parte. Uno spettacolo che ci proietta nelle atmosfere che vivremo l'anno prossimo, l'anno del Giubileo. Vedremo tra poco quello che accadde a Fabriano nel primo Giubileo, quello del 1300. Però io non vi racconto nient'altro perché poi lo vedremo tra pochissimo. Vorrei solamente invitare qui su questo palcoscenico l'autore, il regista dello spettacolo. Accogliamolo con un applauso, Teseo Tesei. Grazie. Aggiungo soltanto una cosa, perché abbiamo tutti fretta, anche quelli che stanno dietro, per ringraziarvi perché siete venuti qui, per salutare il signor Priore e la sua gentile signora del Borgo naturalmente, e per aggiungere qualcosa. Noi stiamo, innanzitutto l'idea di questa commedia me l'ha dato, non so se ci sta qui, il mio parroco. Un giorno lesse e si videro una luce e si misero in cammino. Poi ci ha pensato un po', ha detto, vedete, in tanti hanno visto quella luce, ma solo i re magi si è messo in cammino. È un po' il tema di questa commedia. Noi stiamo per arrivare, entrare nel terzo millennio, stiamo per assistere al Giubileo del 2000, non a tutti gli uomini è concesso assistere ad eventi così grandi, però rischiamo che questi eventi ci passino addosso e noi nemmeno ci accorgiamo. La stessa cosa stavano rischiando i fabrianesi del 1300. Vediamo un po' quello che succede. Buon divertimento. La Compagnia dei Vicoli della Gioia
senza arte né parte. Dilate, jubilate, jubilate. Perché avremo mentito, Signore pietà, siamo stati ignoranti, Signore pietà, bracci curti e briganti, Signore pietà. Jubilate, 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 jubilate. Signore pietà, perché avevo mentito, Signore pietà, siamo stati ignoranti, Signore pietà, bracci curti e briganti, Signore pietà. Jubilate, 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 jubilate. Pietà, perché avevo mentito, Signore pietà, siamo stati ignoranti, Signore pietà, bracci curti e briganti, Signore pietà. Jubilate, 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 jubilate. Pietà, perché avevo mentito, Signore pietà, siamo stati ignoranti, Signore pietà, bracci curti e briganti, Signore pietà. Jubilate, 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 jubilate. Peccatori, confessate le vostre colpe, perché da Roma venne lo grande perdono. Pentitevi e sarete perdonati, perché è giunto lo grande perdono dei vostri peccati. Io stesso udii nella Basilica del Santo Apostolo Pietro la notte del 22 di febbraio lo nostro amatissimo Papa Bonifacio concedere pienissimo perdono dei peccati a tutti i pellegrini che saranno pentiti e andranno a visitare per 15 giorni le tombe dei beatissimi apostoli Pietro e Paolo, oppuramente che si recheranno a Compostela alla tomba dell'apostolo Giacomo, oppure in Terra Santa a visitare il Santo Sepolcro di Nostro Signore. Ma però pentire ve dovete dei peccatacci vostri. Fate penitenza, brutti peccatori, schiavi dell'oro e della carne. Penitenza, 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 penitenza. Soranne, ma provalo. Quando staria lontana, vuoi già sapere? No, ma perché lo volete sapere? Non è che pure voi avete bisogno di sto grande perdono, eh? No, che pensate? Era solo
proprio una curiosità. Chissà io che me la fa perdonare. E mica sono una signora io, sono solo la moglie di Incartaro. Che peccati posso fare io? Oddio, può essere che se ci cercate bene qualche peccatuccio l'ha trovate pure, sa? Magari qualche toccatella a sto carnevale. Quando che si ballava su da vicoli di Castelvecchio, tra i vicoletti si stava stretti bene. E mi pare d'avevi visto fra un par di giovanotti, Ci m'hai visto? Vuol dire che ci stavi pure voi, soranetta mia. No, no, mi è stato riportato che a me marino mio da ste feste non me ce manna. Dice che n'è cose per le donne maritate. Una volta c'è soggita, è vero. Ma hanno fatto niente di male. Se una è onesta, dove va onesta armane. Ma di la verità, manco qualche pensiero cattivo? Magari quando che sono alberghetto venia dalla bottega vostra per quella carta che non gli dia mai bene. Quanto sei marfidata! Voi dite così perché a Santiavelli non potete avere. Sera alberghetto, che è un cliente marittimo, ma porta la carta perché l'inchiostro gli spannea. E in Celso? Però te guarda il caso, st'inchiostro gli spannea solo quello che è il marito vostro. Stava fuori del Fabriano per fare una consegna. Boh! Oh, e dato che sei tanto informata, allora dimmi un po'. Quando mi dite quel predacchione deve essere Fismidi che l'altra sera l'hai fatta boccata in casa vostra, quando che vostro marito aveva staccato di fatica e era agito con Giovanni a bere all'osteria e Foglietta? Ma, e dite che io sono malfidata? Ser Fidismini era venuto per portarmi una chiave che non gli agia più bene dalla seratura di casa sua. E qui veni a provarla alla serratura vostra? Soranne, era anche scuro. Era anche scuro. Città cari alle vergini, sino domani l'alza tutta Fabriano. Fate la carità, sorelle. Con questa carestia, tanta gente sta morendo de fame. Fuori porta ce ne sta un branco e noi siamo venute a cogliere per loro quello che va avanza. Fate la carità. Sora Badessa, salutato Gesù Cristo. Virginia, pia una fila di pane alla mattera. Sora Vale, le sentita voi la nuova? Quale, sora Caterina? Quale, quale? Quella del grande perdono. È venuto a dircelo uno dei tuoi frati di Santa Lucia, quello che sta su dalla porta del piano, che ha quei vestiti bianchi e neri. Un frate domenicano, vorrei dire. Ma questo che dire voi ha detto che uno che ha fatto tanti peccati basta che va a Roma che il Papa glieli scancella tutti come se non l'avesse fatti mai. Avrai capito male, figlia mia. Chi perdona è il Padre nostro che abita nel profondo d'ogni sua creatura. Ma non ce vuole dice a Roma. Basta chiederglielo e lui, che è buono come il pane, ci perdona anche se stiamo qui a Fabriano. È vero, è vero. Suor Penitenza, ricordate del fiore. Tu zitta, non c'hai da dire manco una parola. E vabbè, se non ne puoi far meno adesso parla, ma dopo zitta. E se qualcuno mi chiede qualche cosa? E gli farai capire con le mani che non puoi parlare. Vedrai che a sta zitta una giornata te fa bene. Ma c'è la fatica! Magna pane a tradimento! Sta
sta fuori dalle mura. Le guardie non le dovrebbe far boccare. Mi pare. A zappa la terra, non a chiedere l'elemosina. No, oh, è proprio così. Oh Tito, e quindi li lavava la faccia stamattina? Non c'è avuto tempo, Sor Giovanni. Più vicino. Te Marì, e fai fatica troppo a sto muniello. Esci non alza una paia, manco si piena paralisi. Tira fuori il maio, va. Fosci piatte il colera. Ma apposta che tocca fa tutto a me. Voglio sapere che te tengo a fa. Oh, se non vi servo, dicetemi che io vado da Sor Giovanni, che la carta pesa meno del ferro. Hai capito? La carta? E quanto dura? Chi la compra? Vorrei sapere a che serve la carta. Ignorante di un alfabeta. La carta serve a scrivere. La carta serve a leggere. La carta serve a scrivere. La carta serve a leggere. Ma noi altri? Ma noi altri che non sappiamo né leggere né scrivere, che ce famo? Dicetemi, che ce faressimo noi con la carta? Zitto, zitto, che ne è venuta in idea! Corri, corri, Sor Giovanni, prestatemi un foglio, che non apporto! Sta tranquillo, sta tranquillo! Qua Tito, apportemelo, che è carta della magina, eh! Sta tranquillo, te l'apporto! Qua detto? Sta tranquillo? Oh, e se è giorno d'oggi non ci si può stare proprio più tranquilli, sa? Ma li sapore, Riuccio? Chi? Il figlio del Cassolarito? No, è il figlio dei nanni. Quello che si fece in Bardani era la Perugia. Ah, ho capito! Gente di vino, una famiglia di delinquenti. Oh, pare che qualcheduno, a Rocca Contrada, gli ha fatto la pelle. Me l'immaginavo io, chi de spada ferisce, de spada perisce. E che vorresti? Chissà Ceredo, chi l'ha ammazzato a Gentilone e il nipote alberghetto. E mica stavo Ricuccio, sa, e stavo Vilanuccio, e il figliottone, c'erza tutti. E beh, è lì stesso, Ricuccio era guelfo come Villanuccio, mentre invece Gentilone era della famiglia dei Chiavelli, un ghibellino, uno a uno, siamo pari. E mica se può cambiare più così, sa. Chiavelli e figli Smidi, Livica. E chi ce va di mezzo? Siamo sempre noi pori cani. Io guarda. Ci vorrebbe qualche legge speciale. Sì, la legge speciale. E dopo chi la fa rispettare, eh? E il povestà? Mamma mia! E non ci sa tutti che Ubertino di San Givignano pia la paghetta d'alberghetto. Beh, il povestà non ce so, ma il consiglio maggiore non si può niente, quello funziona. Oh, e ha comprato un'altra 11 fucine che l'ha messa assieme a quelle che ci stava prima dalla bottega di Piazza Bassa. E quei predelli, adesso si fa a Brisciala, nel so, 40 botteghe tutte a fila, e tu si è viste mai? A Giova, a Giova, ma si sono lì calardo, sa, chi te pare che la pagate? Dimmi, chi te pare che la pagate? Le mo pagate noi, con soldi e le tasse. Sì, con soldi e le tasse. E dopo a voi a batte ferro. Quando che dopo, per un par di chiappe che scappa fuori alle mura, tre San Giovannitti e Dazio c'è a pagare. Io sapevo che il Dazio si paga per le spade, per le balestre. Ma tu le spade non le fai, vero? Oh, e qui c'entra mo le spade, scusa, sa, eh? Piuttosto quanto vorrei sapere chi ce l'ha venute ste fucine e quanto le mo pagate. Non mi resterebbe per niente nuovo se sar sapesse che qua lassù dal comune qualcuno ci ha fatto la cresta. Te Marì pensi sempre che qualcuno ti freghi. E invece c'hai da stare tranquillo, perché ci avemo tanto dei statuti che ci protegge dai soprusi di chi ci comanda. Sì, sì, a proposito dei statuti, ho saputo che mo su dal comune ci sta a mettere le mani in tre.
qua col fatto che non sappiamo né leggere né scrivere, va a finire che ci cambia le carte sotto la mano e manco ci accorgiamo. Per quello puoi stare tranquillo, perché quello che è scritto, carta canta. E il consiglio maggiore ha incaricato Rizzardello. C'è? E il notaro quello che sta di casa su per la portella? Dar copiare dal libro tutte le pergamene che ci sta sul per comune. Me coglioni! Oh! Io ce lo so, che io vengo con la carta. A col suo quella meglio. Ha detto? È roba che ha da durare. Mi si è raccomandato. Buona giornata, Ser Giovanni. Può scipiarvi la diarrea. E qual è? Una latrina la bottega mia? E perché le porcherie non le cita a svuotare davanti a casa del padron vostro? E il padron mia dice che tanto voi ci avete fatto il naso, che la puzza si confonde con quella del carniccio che doprate. Su via, non litigate, che appagheggiamo subito la partita. Ma proprio qua te la fai. Lisa! Lisa! Scappa fora! Vieni a piano a vocare, buona! Qui stai sempre a muffitte dentro casa! Vieni, che già mi ha fatto passi per il corso! Pia, eccomi! Fammela una pettinata! Da sta casa sei un po' dormiglioni! S'alziamo quando che si alzano tutti i cristiani! Morico? Mi pare proprio di no. Qui c'entra, Frademo. Quillo? Quillo è una bestia, mica è un cristiano. Quillo di giorno dorme e di notte sta sveglio. E perché dici così? Morico è tanto simpatico. Certo, sa che chiami Alicia per farti sentire da Morico. Sì, proprio una gran moscicona. A te chi t'ha chiamato? Infinito accoglie su dalla camera? Non fa che per colpa tua, stasera mamma non ci fa scappare. Ora fia, ma perché ce l'hai sempre con sorella? A pensare che quando ero piccola me ne morivo e c'è una sorella. E invece c'ho quel disgraziato fratemo. Toh, ecco che si è svegliato il signorino. Gemma va, che non mi va per niente sindillo. Buona giornata, Tito! Oh, e qua fatto? Ha piovuto stamattina che si tutto molla? Sì, ha piovuto la merda! Adesso che gli orinali sono stati svuotati, il tempo si dovrebbe ammettere! Coraggio, Tito! Non senti sto profumo? Staria pizzicusa? È la primavera che viene! È la stagione dell'amore! Sarà, se questa profumo di primavera, io non vedo l'ora che viene l'inverno. È da quando eri Munella che babbo t'ha promesso al cirusico. Mo qui te va in picciano di Morico. Allora è vero che c'è chirogna. Te fatte l'affari tua, che io sto a parlare con Licia e non parlo con te. Su, via, non litigare, sei un sorelle, no? Oh, Licia, a mo qui te sei messa a fare la ruffiana per frate tu? Non te ce facevo proprio. Io non fo la ruffiana per nessuno, ma certo che me da spiaceria ven una bella Munella come Pia già finì con quel vecchiaccio rimbambito del messer Dattilo. Zitta, che te sente, eccolo. E quando ti sente è un assurdo. Messer Dattilo, buona giornata. Ho capito. Non c'è bisogno di gridare. Vengo stasera se siete malata. Non avete capito? Voi solo? Salutato! Ho capito! È qualcosa che avete mangiato! Niente, surdo come una campana!
Ecco, appunto, ti prescriverò una bella tisana. Certo, pia mia, che sei proprio sfortunata a doverti sposare con sto vecchiaccio. E dici te che mi sposa a Cerusico? Me fo meglio Monica. Ho sentito. È vero, Pietta, che te vuoi fa Monica? Manco per sogno. È vero, tu zitta. Quante volte te l'ho da dire? Zitta! Sorannetta! Chi è che mi chiama? Le Vergini della Madonna della Rosa! Per quella fila de pane! C'è la fatica! Non ci fa di caso, sa? Sora badessa, che marito è una gran bestia. Però è buono, sa? Oh, Marì, piemi un po' quella fila di pane che ho tirato fuori dalla mattera, va? Allora, ne sta fia, la vuoi far sposare sul serio? E cuci ha promesso il padre. Ma voi me capite? Gerusico! E mica roba di tutti i giorni, sa? Quillo con salasso e un par dei cristeri alla fia mia gli fa fa la signora. Mannetta mia, essa che ne pensa? Pia è contenta? Ma essa che capisce? Nena Munella, che ne sa, che vuoi che ne sappia? Dio vi benedica, sora Caterina, e anche a te, Annetta. E se Pia ci dovesse pensare, ricordate, il convento delle Vergini è sempre aperto. Vedremo, eh. Oh, Virgi, senti un po'. Questa è da svuotare al cochinale, Marì? Stamma, senti, parliamo serio. Ma a te non ti fa pena la povera Pia? A me mi piagne il cuore a vederla sposare al Cerusico. Non è che te ci metteresti una parola buona con quel giovanotto di casa tua. Capiscemi, sta Munella se può dire che l'ho leata io e vorrei vederla felice. Me sa che una parola un po' basta. Magari se c'hai qualcosa, qualche indruglio di quelli che sciuno il be si innamora subito. Mi capisci che voglio dire? Te capisco. A Virginia, quando che fa comido, gli si chiede le grazie. Quando che non fa comido, allora è una strega. Ma voglio essere buona. Te fa vedere io chi è Virginia. Oh, ma la darza per nessuno, eh? Che si l'alza fra Bernardo de Quinta Valle, quello mi fa brucia via, che le streghe se le sogna pure la notte. Suor Penitenza, che stai facendo? No, zitta, se no mi fai far peccato pure a me. Chissà quante frottole si sta a sentire. E vabbè, ma no qua che ce sente tutti, gemma dal vicolo. Marino! Qua c'è! Non è che mi manderesti oltre a Tinto a darmi una mano. Ci voleva preparare un carico di carta da mannata a Lamone, ma qui il disgraziato dei figli non si vede. E chissà se è ficcato stamattina. E poi te c'è il manno, ma non te c'è più, Tinto! Fatene la male, Mario, e voglio da San Giovanni. Ecco, mi sono trovato, arrivo. Oh, ce l'avete un po' di quella carta fina? Su, gemma fie, che fra Bernardo comincia la predica. E datevi una coperta, eh? Vederai, Virgì,
che oggi ci parla di sto grande perdono. Pare che se uno va a Roma gli si scancella tutti i peccati che ha fatto. Ma qualsiasi peccato? Tutti. Parla piano che ci sente le fie. Capirai, ste poranime se scandalizza a sentì ste cose. E non ce il so, c'ha le orecchie vergini. Oh Pia, ma Berta, ando sta? Io mangio il so, sarà qui fino a un momento fa. Eccola. La femmina che sta dal vicolitto e scappa fuori tutta strapazzata. Qua fatto dalla faccia ce l'ha scritto, non me se venga a dì che n'ha inciampata. Qua fatto dalla faccia ce l'ha scritto, non me se venga a dì che n'ha inciampata. Zitta Marì, che dici? Volevo di e non sarà inciampata, ma n'ha sbattuta la piana di sicuro. Te toccasse ci a Roma per farti perdonare tutte le maldicenze che fai. Allora sai che carovana che famo? A Fabriano! A Fabriano non ci rimane più nessuno! Giovanottella tutta infarinata, si voli te la levo la farina. Stasera che non c'è mamma a casa, te voglio da una bella sgrullatina. Stasera che non c'è mamma a casa, te voglio da una bella sgrullatina. La madre non ci sta che gita a messa, dai la sgrullatina chi promessa. Non fa de prescia che si poi s'artorna, te rompe me il tortoro dalle corna. Ma fate prescia che si poi s'artorna, te rompe me il tortoro dalle corna. Quanti ve ne piate, oh Mariola, si state a senti sempre i fatti nostri, non se po' di più manco una parola. Ma quando è che ve fate i cavoli vostri? Non se po' di più manco una parola. Ma quando è che beffate i cavoli vostri? Stavolta Marì li trovato chi ti risponde a tono. Ma sta attento però, che ci l'arzà Mastro Marino che va dietro a Berta, lo fera come i somari. Ma no dai piedi, a carci dal culo. Oh, l'uomo se sa, è cacciatore. E ci la femmina gli ci sta, lui qua la fa, caccia. Se vuoi sapere dove si stavo, che qua non ti cerco non ti trovo mai. Sono stato a vivere, padre, ma voi che ne sapete? Voi siete vissuto mai? Se fa vedere io ci sono vissuto mai. E carico per talamone, chi prepara? Mua. Vieni qui, aspettami, che ci teghiamo e te fa lo scrimmine. Chi alleva un porco, l'alleva grasso. Ma chi alleva un figlio, l'alleva matto. Chi siete? Ma come chi so? Ma qui non si vede? No, non si vede! Sono un pellegrino! Ah, e che vuole vedere? E che mestiere sarà?
Come che mestiere seria? Voglio dire, di quale arte fate parte? Non so se è della corporazione del fabbro come il padrone mia o come quelle dei cartari del Sor Giovanni. Ce ne stanno tanti. Ma voi, di quale arte fate parte? Ma te dici una, oh! Ma non è che è vero che io sono un pellegrino. Ma allora voi, che non siete iscritti a nessuna arte, contate meno di me, perché voi siete senza arte e né parte. Ma come sarebbe a dire? Ma io sono un pellegrino che viene dall'aver visitato la tomba degli apostoli Pietro e Paolo a Roma, ed è diretto alla tomba dell'apostolo San Giacomo in terra iberica. Io sono un nobile. Ah, e se sei nobile, come che dite voi, no? Yeah. E com'è che gira il giro vestito come un borrocchiano? Perdonatemi, messere, ma non posso rivelare la mia identità e far valere il mio alto lignaggio fino a che non avrò portato a termine il mio lungo pellegrinaggio. Io sono un penitente e sto compiendo questo lungo pellegrinaggio per ottenere il perdono dei miei gravissimi peccati. Morico, posci piatte la potraga, non te sa ora di venire a lavorare? Eccomi padre, eccomi a momenti a Rio. E ditemi, ma visto che dovevi tanto lontano, no? E il bagaglio, lui è che ce l'avete? Ve segue dopo con la carrozza? Ripeto, io sono un pellegrino e come tale non posseggo altro che questo bastone per appoggiare le mie stanche membra e questa bisaccia che deve essere sempre aperta per accogliere il cibo che mi sarà offerto lungo il mio cammino e lasciarne prendere a chi ne ha più bisogno di me. A me mi puzza! E se sente? Manda andare a sciacquare fiume, che appesti! Se ne sarà voi, sarà padrona, che avete sparso i profumi per strada stamattina. Ma scusate, io sono ignorante. Ma se veramente siete diretto in terra iberica, come che dite voi, no? Ma qua, dalla Marca d'Ancona, e qui ci siete venuti a fare, visto che non dovete andare in Terra Santa? Posso capirlo, ma dovete andare in Spagna, e la Spagna mi sembra che stia dall'altra parte. Ma avete ben ragione, giovanotto, ma vedete, di questi tempi per le strade vanno in giro tanti briganti, tanti senza Dio, che non esiterebbero un solo minuto a sgozzare un viandante che camminasse da solo. Ora ho saputo che in questa ben amata città di tanto in tanto dovrebbe partire una carovana per portare la pregiata carta, no? Che in questa città si produce, verso il porto di Talamone, in Toscana, e poi di lì, via mare, in terra di Francia, che come sanno tutti quanti è attaccata alla Spagna, no? Naturalmente. E allora se fosse possibile io vorrei aggregarmi con questo convoglio. Lei mi capisce? Solamente per la mia sicurezza, messere. Ma sempre se fosse possibile. La carovana è mica parte tutti i giorni. E voi fino a quel momento che fate? E dato che ce l'avete detto voi, che siete senza arte né parte, dico io, e senza un becco d'un quattrino. Ma io sono un pellegrino. E guai, guai a chi non nutre e accoglie in casa un pellegrino che poi ne venne da Roma. Ma sa che qua siete capitato proprio male. Ah sì? Sì, perché dalla magnifica Repubblica di Fabriano chi non fatica non magna. Ah no? Allora Morigo non dovrebbe magna mai. Ne sa che è meglio se fabbiate. La Toscana, Sor Pellegrino, vedete? È da quella parte. Prego? Un momento, Marino, un momento. Fammici parlare a me. Giovanotto, io sono Messer Giovanni, maestro cartaro e priore dell'arte della carta bambagina. Piacere, io sono un pellegrino. Lo so, lo so. Il carico di carta che dite voi è il mio. Ma allora è il Signore che mi ha guidato alla persona giusta. Sì. E chi meglio di voi può esaudire la mia preghiera e far sì che io possa portare a termine la missione.
la missione che diedemi lo sommo pontefice nostro, lo grande Bonifacio. Parliamoci chiaro, eh? Io non ho mai cacciato di casa un poro disgraziato. E difatti c'è bene pure al figlio. Ma non mi nomina più il nome del Papa che sta a Roma. Se no vai a casa sua, oppure vai a casa di Marino, che col Papa è tutto un culo in bar de braghi. Che vorresti? Perdonatemi, messeri, perdonatemi, per carità. Il silenzio si addice al penitente. E se vorrete io tacerò, per carità. Marino, te che quei preti si... Oh, Giovanni, non mi fa incazzare che ti ho una martellata alla testa. Sta calmo. Sta calmo, senti. Dimmi, piuttosto, ti ce sai come si conosce se uno è sul serio un pellegrino? Ce dovrebbe avere un foglio. Dove il vescovo dice che lui è un pellegrino. Mi pare. Ditemi, sor forestiero, chi ci assicura che voi siete quello che dite? Già. Sapete leggere, maestro? Io non è. E gli altri? Manco. Ecco. Questo è il cartiglio che documenta il mio stato di pellegrino. Prego. Lo scrisse il vescovo mio cugino. Ma che dico? Che dico, io sono un pellegrino e non posso assolutamente rivelare il mio alto rango, perdonate. È carta fina. È carta da preti. Non importa, anche se non dite niente, si capisce lì stesso che siete un nobile. Io ci tratto con sta gente, non batto il ferro io. Le arconoscio subito le persone di un certo livello. Messere, sarò onorato se in attesa della partenza della carovana per Talamone vorrete accettare la mia ospitalità. Dio ve ne renda merito a voi e benedica la vostra famiglia, grazie. Questo è figlio mio, si chiama Morico. E dovrebbe guidare la carovana fino a Talamone. Ah! Virginia, fai abboccare l'ancasa il nostro pellegrino. Caterina, Licia, ci avemo ospiti. Oh, mo vi fa conoscere tutta la famiglia mia. Non è? Padrona, Pia, Berta, venite fora. Che c'è, Marì, che ci ha chiamato? Padrona mia, sapessi che è successo. E che è successo? Dice subito, Marì, non ci fa sta con l'ampasima, sa? Quel poi che sia successo? Da sto paese non succede mai quelle. Stavolta però sì, ne. E può darsi che interessa più a co altre giovanottelle che hanno altre che siamo ormai a tempatelle. Oh, Marì, c'è il voi di scine o nonne quando è successo? E voi chiamate apposta, e qui ve lo dico. La sora Caterina c'ha in casa sua un forestiero. Sposato? Questo non è il so, però è un bel giovanotto. Non è Caden Prede, no? No, ma gli si gira vicino. Ce il dirai domani, Marì? Che corpo è sto forestiero? E il forestiero aveva un pellegrino. Ma non sarà un fraticello di quelli che ne vede dal massaccio? E aspetta, no? A mo te il dico. È un nobile che dovrì aver fatto tanti peccati. E mo, e il cugino suo, che è un vescovo, gli ha detto che per essere perdonato deve uscire dalla tomba di tutti gli apostoli in pellegrinaggio. Mo lui a Roma, dalla tomba di Pietro e Paolo, c'è gito. Adesso deve uscire da quella di San Giacomo in terra iberica. Ma prima che arriva a 12, sei invecchia. E poi non sarì a sta terra iberica? Boh, dovrei stare vicino
A dove che il Sor Giovanni manda la carta? In Francia? Là per Deco. Oh, eccoli che scappa. E poi Roma. Roma è una città più grande di tutta questa valle. E poi, le strade. Le strade sono tutte lastricate di pietre. E poi le case? Sono tutte di marmo. E poi, in ogni piazza, c'è una fontana con schizzi alti una pertica. E poi, naturalmente, statue di uomini nudi in ogni dove. E le donne? Come Adele, donne? Le donne romane sono bellissime proprio. Ma mai come voi, mia signora. Lo so che è una bugia. Ma me dovevate vedere quando che c'avevo l'età de figlie, ma... Un po' per di, ma ero la meglio de Fabriano. Comunque, ve ringrazio lo stesso. Fa sempre piacere sentisselo di da un bel giovanotto come che vuoi. Ma continuate. Che toccheria fa per Piazzo Grande Perdono? Bisognerebbe visitare per 15 giorni la Basilica di San Pietro, quella di San Giovanni Laterano e quella di San Paolo fuori delle mura. Ma ci voi l'avete fatta queste visite? Certo. Perché dovrete continuare questo pellegrinaggio? Ma perché io, figlia mia, ho peccato tanto. È tanto grande la penitenza che devo fare, no? E chissà che avrete fatto. Siete tanto giovane, come avete fatto a tempo a fare tutti sti peccati che dite? Ma io, vede, quando pecco, pecco intensamente. Ah, me l'immagino. Ma sentela sta moscegona. C'è prova, la vecchiaccia. Sora Caterina, scusate, Ce lo fate conoscere pure a noi sto bel giovanotto? Sarà servita, sora Annetta. È un ospite di mio marito, che de mestiere fa il pellegrino. Sei contenta, mo? Tanto piacere, Io sono Annetta, la moglie di Mastro Marino, che sarà il priore dell'arte dei Fabbri. E questa è delle figliette mie. Questa è Pia, che ha 18 anni finiti, e Berta, che ne finisce 17 a maggio. Piacere mio, nonna Annetta, ed anche vostro, signorine. Stavo appunto dicendo di quanto sia bella Roma, di come sia... Me l'immagino. Anzi, no, è meglio che me lo dite voi. Voi lo sapete raccontare tanto bene. Ecco. E qual è che ha il gallo e la soga checca che gli va tutte dietro? Pellegrin che vien da Roma, da dove eri te cerzai, ma una casa non ce l'hai che vedi a rompe. Sì, ce vuoi già quel paese, te ce manno anziché no. Thank you.
fine sta porcheria? No, e come ci pensato? Io facevo piampo d'aria, no? Ah, a casa non me ce l'ha porto proprio. Via! Via! Vieni un po' fora che t'ho a fa ve una cosa! Dimmi, Licia, poi c'è la fammi vede? Guarda un po' qua! Questo me l'ha regalato il pellegrino! E ci chiamato per farci vedere questo? E niente, asso! Oh, Berta, per primo a te Licia non t'ha chiamato! Sì, te che vieni sempre a piatti i cavoli dell'altri! Per secondo, questo non è un sasso, questo è un pezzetto della tomba degli apostoli. E te come ce sai che io non l'ho fatto vedere a nessuno? Perché un uguale il pellegrino l'ha regalato pure a me. Anzi, il mio è pure più grosso. Ma sta tomba degli apostoli, ma qua è una brecciara che è piena dei sassi? Te, Berta, dici così perché a te la reliquia il pellegrino non te l'ha data. Ma se vede che non c'ho avuto modo, dagli tempo e vedrai che la dà pure a te. Tenete veristi sassi. Io è da quando ero munella che non gioco più con le frecce. La volpe ha detto sempre che lui era triste quando che non ci arriva a pialla. Oh, Virgin, con chi ce l'hai stavolta? No, non ce l'ho con nessuno, è una roba dei monelli. E il pellegrino si è portato da Roma due pezzetti della tomba degli apostoli Pietro e Paolo e ne ha regalato uno a Licia e uno a Pia. Berta, che non gli ha dato quelle, si è piccata. Ma a te non ti preoccupare, che Berta ce l'sa essa come fasse la passare la piccata. Virginia, non mi faresti un piacere? Dite, Sorannetta. Perché non gli dite a quel giovane forestiero che ho da chiedergli un'informazione? Senz'altro, Sorannetta. Vado subito e riferisco. Oh, certo che sto forestiero ne sa tante. Tutte le femmine c'ha da chiedergli qualche cosa. Messer forestiero, ho da chiedervi una grazia. Oddio, se posso, Madonna, ma con piacere. Ditemi, sono al vostro completo servizio. Ma sto grande perdono, no? Li scancella proprio tutti i peccati? Ma certamente, tutti quanti. Anche quelli grossi tanto. Qui intendete quelli, eh? Eh sì, anche quelli. Ma perché non gimma su in casa? Ve voglio far assaggiare le passarelle che ho fatto ieri sera. È buona una mucchia, sa? Cusci, me potete spiegare bene di sto grande perdono. Ma venite, accomodatevi. Ecco, dammi un po'. Oh, io ci metto la mano al fuoco che le pastarelle su casa non ci sta. Perché la padrona mia non le sa fa che non gli viene bene. Le paste none, ma i cornetti, quelli... Quelli li sa fare bene. Pettegola, e sì che la padrona tua è buona, e dice pure la canzone. E qui dice, io non ce so. E dice che possi fa la fine del Sor Giovanni che dà le corna sue e ci stennea i panni. Sto discorso, Marie, lo seguitiamo un'altra volta. Che se ci mettiamo a discorrere della Sorannetta, la canzone è lunga.
Adesso fammi a casa, che la padrona mia mi aveva detto solo di controllare la situazione. Enrico, ti vedo pallido. Ti senti bene? Sto bene, sto bene. È solo che sono incavolato. Io che ti dicevo, sei malato. Fammi sentire il polso. Brutto colore. Brutto colore. Serdattilo, lasciamo perdere, se no mi arrabbio sul serio. Hai proprio ragione. Qui ci vuole un bel cristerio. Oh Pia! Oh! Ma oh cara Pia! Anche lei stasera non ha mica un bel colore, eh? Sì, che voi invece ce l'avete piello! Con tutto il vino che avete bevuto, siete rosso impallato! Lo so, mia cara Pia! I colori vi ritorneranno quando vi avrò impalmato! E voi, dottor? Gite amori ammazzato. Messer Pellegrino? Messer Pellegrino, cioè avete bisogno di qualcosa? Non ci fate i complimenti? Per carità, Madonna, sto proprio a posto adesso, grazie. Siete ospite mio e mi dispiace. Se ci avete bisogno di qualcosa, che invece di chiederlo a me, lo gita chiedere alla sora Annetta. Perdonatemi, Madonna, è che io solo ho esaudito una richiesta della vostra amica Annetta. Amica, e se cacci via l'occhio tutte e due. Ricordate, messere, qualsiasi cosa e in qualsiasi momento. Io sono la vostra ospite e non vi farò mancare niente. Scusate, non mi dite che sto sfacciata, eh? Ma sore, ma mi ha fatto vedere la reliquia che gli avete regalato. È tanto bella! Non è che ce n'avete una anche per me? Ma come? Ma certamente, Berta! Ma come vi si può rifiutare qualcosa? Ma se me lo chiedete con quelle dolci labbra, con quegli occhietti dolci da cerbiatta! No, non mi dite cuscì, che mi fate faroscia! Io sono anche una monella! Ecco, tenete, questo è un sasso miracoloso! E se lo terrete stretto stretto sul cuore tutta la notte, sognerete colui che vi sposerà. E ditemi, con quale mano lo da tenè? Facetemi vede. Ma è semplice, qua dove tenete il cuore. Fior de ginestra, si marino s'accorge che c'è proi. Presto te fa scappare dalla finestra, presto te fa scappare dalla finestra. Fior de verbene, se ognuno si pensassero per sene, sarebbe un mondo de felicità, ne sarebbe un mondo de felicità, ne. Fiore appassito, due galli assieme da un pollaro solo. Non c'è posta, non so se l'hai capito. Non c'è posta, non so se l'hai capito. Qui c'è, Marie. A che fai la serenata? E cantà non basta, Virgì. Mi sa che per qualcuno ci vorrebbe una sonata, ma con Tortoro come strumento. Se dici del forestiero, Marie, guarda che ti sbagli. È un giovanotto tanto per bene. Sarà. Ma sarà meglio che famo qualcosa, prima che sia troppo tardi. Che vuoi dire? Non mi dovevi dare una mano a fare una ruffianata per Morico? Adesso sto forastiero gli ha fatto girare la testa a quella monella. E mi pare che qua la testa gira tante. Ma è peggio di una malattia.
Adesso lo chiama Pia. Per farla scappare gli dico che la vuole Ligia. Speriamo che la cosa sia rimedia. Bella che me l'hai fatto un tradimento, me la ricorderò fino a che campo. Non te crede che passa tanto tempo, che la risata tua se cambia in pianto. Non te crede che passa tanto tempo, che la risata tua se cambia in pianto. Poco figlio mio, e c'ha cagio. Essa, da quando è arrivato il pellegrino, a lui non l'ha guardato più dalla faccia. Fiore dei fiori, i giovanotti adesso tutti impostori, c'hanno un'anima sole e 100 cori, c'hanno un'anima sole e 100 cori. E c'ha ragione, adesso se lamenta il giovanotto, quando Pietta gli c'è stava, lui ci sguazzano di qua e di là. Ogni vicolo c'aveva una fidanzata. Voglio comprarti un sordo da chie spille, te li voglio appuntare dietro le spalle. Per brutte come te ne trovo mille, do guardi ce ne sta, basta cercarle. Per brutte come te ne trovo mille, do guardi ce ne sta, basta cercarle. Che si vuole, moricuccio mia, dei femmine che gli c'è sta ne trovo mazzetti. Era una volta caro una pollastra, adesso non so più, porto la cresta. Canzona a chi te pare, a me me basta, se tu me lassi io farò una festa. Canzona a chi te pare, a me me basta, se tu me lassi io farò una festa. Mi sa che il danno è fatto. Mi sa che il danno è fatto. Sto forastiero ha fatto girare la capoccia a tutte quante. Fino a che c'è sta lui, la ruffianata non si guaglia. Che po' te dovessi di, a me mica mi convince. Sto giovanotto non ce l'ha la faccia da penitente. E perché? Oh, che faccia ce l'ha un penitente? Boh, io ce so. Però, aspetta! E chiediamo alla madre Vanessa, essa se ne dovrebbe antenne. Sora Vanessa, ditemi figliole, che c'è? Noi, sora Vanessa, ci avessimo un dubbio. L'ete saputo di quel pellegrino che è venuto da Roma e che va regalando a tutti i pezzetti delle tombe degli apostoli? Abbiamo saputo, figliole, abbiamo saputo. Fabriana è piccola, le noia presto. Allora, so cavale, come si fa a conoscere se un pellegrino è un pellegrino vero? Tu zitta! La penitenza finisce stanotte. Domani potrai parlare. Dunque, il bordone ce l'ha? Qual è il bordone? È il bastone. Cine, quello ce l'ha. E la bisaccia? Ce l'ha, ce l'ha. E il cartiglio? E qual è sto cartiglio? È una malattia? No, è un documento con cui il vescovo dichiara che chi lo porta è un pellegrino e invita tutti i cristiani che incontra sul suo cammino a dargli da mangiare e da dormire. Sì, quando è arrivato mi pare che il sor Giovanni gli ha fatto vedere una carta che teneva dentro la bisaccia. E sai che ci ha capito il padre mio, non sa legge. Adesso mi ha fatto pian dubbio pure a me. E chissà che ci starà scritto da quella carta. Chissà, tocca che vedrò al modo, tocca che glielo freghiamo. E sì, ma dopo da chi ce lo famo legge? Non contate su di me. Non è onesto quello che volete fa. Da serdattilo, il cirusico. Vieni, vieni, tocca che la studiamo ben bene. Dai, Edinto, che questa è l'ultima risma. Il carico di carta per Talamone è finito. Oh! È chiaro che la giornata oggi gliela paghi te. Oggi Tinto
Affaticavo solo per caricare sta cartaccia puzzolente. Vabbè, gli poci bene un San Giovannito? Uno a lui e uno a me. E perché uno a te? Perché tu me li portavo via. E io devo faticare pure per lui. Perciò devi pagare pure a me. Mi pare chiaro, no? Mica tanto. E poi la giornata mica è finita. La mia sì. E vada per tu San Giovannetti. Sto, eccolo lì. Braccio curto di un guelfo che non sia altro. Giovanni, tanto figlio devo a Talamone. Non è che mi potrei fare un favore. E ci mancherebbe che non ti fa un piacere. Se a me me ne fai tanti, a pagamento. Me dovrei portare sto parte chiappe al capitano della nave, che dopo quello già c'è Zacchi le deve portare. Che dici, me potrà fare sto favore? Ma non è che gli porta tanto scomodo, sa, che pesa poco. Certo che te lo può fare, però tocca che gli dai qualcosa per lo scomodo. E certo che pago, ci mancherebbe. Toh, ecco del San Giovannito. Oh, per lo scomodo. E per il caretto? E il caretto? E qui mo se la mente il caretto? E il caretto no, ma il padrone del caretto che sarei io sì. E vabbè, toh, ecco dell'altro San Giovannito e siamo pari. Braccio curto del ghibellino. Però ci veniamo sopra. E il vino il metite? Sì, una viuta ce la meritiamo. Oh! Morico, chiama Pellegrino. Virgì, porta una brocca di vino. A che beviamo, miei signori? A che beviamo? Alla partenza del carico della carta per Talamone. Venite, dottore, venite a be pure voi. Vengo. Sì, che c'è bisogno di chiamarcelo a Serdacchino. Si chiami il cirusico non te ce vede mai, ma quando si tratta di pette la trovi sempre tra i piedi. Al nostro viaggio. Grazie, ma io non bevo vino. Meglio. Me volete offendere? Volete che il viaggio vada male? Per carità, non sia mai. Alla salute. Alla salute. Bevo al Cartaro e alla sua arte santa. Mentre il villano dorme, carta canta. E io brindo al fabbro, sì, che è una gran persona. Mentre la carta canta, il ferro suona. A due. Basta, grazie che io ho già bevuto, grazie. Ma questo è alla salute dell'apostolo Pietro. Pietro. Anche a me, Virgì, anche a me, no? Ma questa non è la UCI, l'analisi del lumine. Oh. Lascia che il medico curi se stesso. Fai voi, a me mi faria schifo. E questo? Questo? È alla salute dell'apostolo Paolo. Basta per carità, perché io ho già bevuto troppo. Ma qui vorremmo far parzialità? San Pietro sì e San Paolo no. Scherza coi fanti e lascia stare i santi, eh? Franco è cotto. Dai un altro po', che mo lo colchiamo, vai. E bevi io. A San Giovanni! Ecco! Quanti è l'apostolo? Ma 12 mi pare, Virgì! Se sa che questo non c'è via! Virgì, hai capito? No, tutto! Che vuoi? Ci servite sveglio! E questa
E alla salute dell'apostolo Giovanni! Ma Giovanni! Apostolo! Questo è per San Giacomo! Eccolo il cartiglio! Leggete tutto, che voi ve potete portare a casa pure la brocca. Quando soffri le pene a defecare e senti come intappo nel sedere, per un giorno non devi più mangiare, ma devi farti fare un bel cristere. Con olio, acqua e un po' di saponata, sbattuta perché faccia tanta schiuma. Così la pancia sarà liberata e tu ti sentirai come una piuma. Oh, questa la conosco. Questa è una prescrizione medica dettata dalla famosa scuola salernitana, secondo solo alla scuola greca del divino Esculapio. Voi, dottor, non avete visto niente. Tenetevi la brocca e gira a casa a fargli l'analisi. Non la vidi, vado ad analizzare. La scienza prima di tutto, vado ad analizzare. Ciao. Che avete fatto? Sciaurati. Si lo vede a sapere fra Bernardo de Quinta Valle? Lo denuncia davanti al tribunale della Santa Inquisizione. E se il mereta è un impostore? Un eretico. Piano, piano con queste parole. È solo un poro disgraziato che cercava di scroccare qualche pranzo. Aico, creduloni come che vuoi. Eretico disgraziato, Sora Padè ha sempre rotto quello che volevate di voi. Zitto, Morico, che dici davanti alle soche vergini? Dico quello che c'ho da dire. Questo non solo i pranzi, questo un altro po' ci si faceva pure tutte le femmine. Questo è vero. Però pure ste femmine gli son fatte tutte addosso. E il so, ma questo non basta per condanna un uomo. Qui ne sapete voi dei problemi che c'ha sto giovanotto. Tenete il segreto per voi e vi accorgerete che quando il forestiero si vedrà scoperto, gira via senza fa un fiato e tutto ritornerà come era prima. Morico, ar porta a casa il forestiero. Iafo, Tito, dai, vai da me a dare la mano, che mo' portiamo su dagli stipi, dai. Tinto qua e tinto là, quando si tratta di me non mi si chiama mai, mi si chiama solo a portare a casa gli imbriachi. Andiamo, va, andiamo, va. Oh, fanno peso. Oh, non vedo più suor penitenza. Te sta a vedere che quella chiacchierona è gira spiffera tutta fra Bernardo de Quinta Valle. Al confessore. Si è confessa a lui? E poi io me il dovevo immaginare. Troppo tempo è stata zitta. Prima o poi doveva sciogliere la lingua. C'era da aspettarselo. Ma dove sono? Stava tutti qua a bere il vino. Va, ci sta ancora un bicchiere per terra. Ripetimi, cosa c'era scritto dal cartiglio del vescovo con precisione? C'era una ricetta per ginecorpo, ma mi sa tanto che non l'ha scritta il vescovo. Ma allora è chiaro, costui è un impostore, non un pellegrino. Dunque, pellegrino
tre giorni alla berlina. Simoniaco perché vendeva le reliquie. Simoniaco, 10 tratti di corda e 30 bastonate. Eretico? Ah, per l'eresia non c'è santi, c'è il rogo. Presto, andiamo a denunciarlo al tribunale della Santa Inquisizione. Tu, naturalmente, testimonerai. Oh, signore mio, e qui ho fatto. Ma sa da porta in giro così le famiglie oneste? Io mi fidavo di Caterina. L'ho fatto entrare dentro casa. Io ho fatto conoscere le figliette mie. Ma chi se poteva mai crede che avevo fatto a bocca dentro casa un impostore? Qui c'è Anne, mette a fuoco. Quel giovane forestiero che c'è dentro casa, che ci face tutta la profica, non è un pellegrino, è un impostore. E quelle reliquie che già danno in giro a tutti, era solo sassi. E questo chi direbbe? E il dice tutti, sora Caterina. E il documento che lui diceva che gliel'aveva dato il cugino vescovo, era solo una ricetta per gite corpo. E la letta al cerusico, e c'era pure vostro figlio. Chiedetela a lui se ci credete. È vero, Morrico? È vero, ma io è da mo' che me l'immaginavo, però. E pensa che me ce l'ha fatto credere, caro nobile. Consolati, figlia, che non si tratta solo tu a lassarci l'occhi. Sarà un impostore, ma rimane sempre un bel giovanotto. E mo' che famo? Sor Placida, lei sapò? E non ce so? So pure che sta disgraziata e gira spiffera tutto al confessore, a Fra Bernardo de Quintavalle, il giudice della Santa Inquisizione. Perdonatemi, io non immaginavo. Morrico, va a chiamare quel disgraziato. Eccomi qua. Eccomi qua, sora Caterina. E vi chiedo perdono. Vi chiedo perdono a tutti quanti per avervi ingannato. Ma io non mi volevo far del male, credetemi. Io volevo solo essere un po' considerato, un po' ammirato, un po' ascoltato. E perché no? Una volta sola nella vita, amato. Io non sono nobile. Io sono un bastardo. Io sono stato accolto dai monaci de Farfa. Io sono cresciuto lì da loro. Ecco, io gli facevo le facenne e loro mi teneva lì come un figlio. Ma non ero mai scappato dal monastero. Ma poi un giorno ho visto passare da lontano tanti pellegrini. E allora ho pensato che quella poteva essere una vita bella. Gira, conosce posti nuovi, gente nuova. Poté scappare da sta prigione, da sta condizione, perdonatemi. Figliolo mio, sbagliai da tutti. Chi non ha mai sbagliato nella vita? Sapessi quanti ne ho fatti io. Eppure sta gente, credeme, non è santa. Vedi, figliolo, tu l'importante è accorgersi di aver sbagliato e chiedere perdono. Tu è vero, hai sbagliato, ma eri spinto dal bisogno. Tu non ci hai mai avuto una famiglia, un futuro. Tu, in fondo, non sei che un boro disgraziato. Uno senza arte né parte. E a noi non ci hai fatto poi tutto sto danno. È vero? È vero. È vero. Anzi, per un momento ci hai fatto sognare. Hai rotto un incantesimo. Nella notte scura della vita nostra
hai appicciato una fiammella. Hai aperto una finestra per farci vedere fuori. Che importa se era solo un sogno? È importante ogni tanto sognare. Magari a occhi aperti. Perché chi sogna, dopo vede la vita sua con un occhio diverso. E la vita sua non sarà più una continua ripetizione del passato. Ma adesso figliolo scappa. E non ti preoccupare che noi ti avemo perdonato. Grazie, madre. Grazie. Io non ci ho avuto mai parole così belle per me, solo per me. Sor Placida, diccela pure a noi una parola buona, che ci sentiamo per niente tranquille. Anch'io ho sognato quello che non dovevo sognare. Chissà che andavo cercando. Sta sbattuta del muso mi ha fatto bene, perché mi è servita per guardarmi attorno e vede che quello che andavo cercando ce l'avevo dentro casa. In fondo pur io, chissà che io cercando, quando che basta che mi guardassi attorno. Io invece guardo attorno. Ma non vedo quelle! Abbi pazienza, c'hai solo 17 anni. Vedrai sta primavera quanti moscoloni che te comincerà a girare tutto attorno. Coraggio, Berta. Vorrà dire che se non gira loro, gireremo noi altri due. Presto, facete presto, Fra Bernardo ha denunciato il forestiero, Fra Po venne le guardie per arrestarlo. Non c'è tempo da perdere, tocca che sgappi. Tinto, Tinto, corri la casa piena di pane dalla mattera e porta giù anche una fiaschetta di vino, vai. Ma cominciamo, quando c'è da correre stanno sempre a me. Queste 10 libbre, to, dile che te può servire. Grazie. Dammi retta, pia la strada per Ancona. E prima di sgappare fuori alle gole, pia una stradella che si arrampica su per la montagna a Madrid. Lì c'è sta un posto dove c'è sta certi amici mia. Si chiama Grotta Fucile. Grotta Fucile. Te di che te manda Mastro Marino. Vedrai che loro per un po' te nisconne. Grazie. Che dice io? Altro che chiappe. Marino fa le spade. E a Grotta Fucile ci sta i monaci e la Bada Silvestro e i briganti. Che dite voi, per chi le fa le spade? Ah, per i monaci di Silvestro? No, di certo. Madre, datemi un po' una parola voi che devo fare io, ve prego. La parola che non te solo figlio dovemo d'ascoltare, ce la può da solo nostro Signore. Essi videro una luce all'orizzonte e si misero in cammino. Vedete? In tanti videro quella luce, ma solo i re magi si misero in cammino. Questa è la sola parola che te posso dare, figlio. Grazie, madre. Ora, ora, credo di aver capito. Questa avventura per me è stata un segno, una luce. Ed è giunto il momento che io mi metta veramente in cammino. Ma non scapperò questa volta, ve lo prometto. Ma anzi, andrò da quella parte. Andrò a Roma ad ottenere il perdono dei peccati. Ma questa volta, ve lo prometto veramente, sarò un pellegrino vero. Dio ti benedica. Tu zitta, che come parli sbagli. Stavolta due giornate di silenzio. Addio. 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 Un momento. Aspetta. Dove vai, Luigi? Dove vai? Se ti sei fastidio a cuscì. Va via, che non ci posso star più ferma. Te hai portato un raggio di luce da sto paese. Dalla vita mia.
una luce che mi ha fatto vedere il male che ho fatto e il bene che avrei potuto fare. E me ho deciso, è ora di cambiare. Anche per me è arrivata l'ora di mettermi in cammino. Invece voi con te? Vengo anch'io a Roma. Accogliamo con un grandissimo applauso la compagnia dei Vicoli della Gioia che ha rappresentato questa sera la Porta del Borgo. E vorrei invitare qui anche l'autore, il regista di questa commedia, senza arte né parte, la commedia, lui no? Lui ha arte e parte, Teseo Tesei. Grazie, permettete di presentarvi ancora Giovanni il Cartaro. Caterina, la moglie di Giovanni. Licia, sua figlia. Morico. Virginia, la serva del Cartaro. Marino, il fabbro. Annetta, sua moglie. Pia, la figlia di Marino. Insieme a Berta, altra figlia di Marino. Maria, la serva del fabbro. Tinto, il garzone. Placida, la madre badessa delle sore vergini, insieme a Penitenza. Il cerusico, Serdattilo. Fra Bernardo, il giudice della Santa Inquisizione. Ed infine il mio aiuto, Salvatore. L'aiuto regista Salvatore. Anche il pellegrino. Nonché il suggeritore Gennaro. Eccolo. Pierina per le acconciature e trucco, la nostra Pierina Buratti. Grazie. L'assistente tecnico Giuseppe, che dovrebbe stare laggiù in mezzo a voi, e l'autore delle musiche e delle cantate, che è Stefano Stopponi. Grazie. Ed infine grazie a voi tutti. Al prossimo anno, nel terzo millennio.